Si aprirà martedì 26 luglio con l'esibizione in trio della cantante Yumi Ito il Nissa Jazz Festival, manifestazione artistica che durerà fino al prossimo 6 agosto, ad organizzarla l'Associazione Culturale Musicarte. In totale sono 12 concerti che inizieranno ogni sera alle 21 al Centro Culturale Michele Abbate. Dopo l'esibizione della cantante Yumi Ito del 26 luglio, toccherà il giorno successivo, mercoledì 27 luglio, al concerto dell'Alessandro Lopresti Quintet. Giovedì 28 luglio salirà sul palco la giovanissima musicista spagnola Alba Armengu, voce e tromba, con Vicente Lopez alla chitarra. Venerdì 29 luglio sarà la volta del Marc Priore Trio, seguito sabato 30 luglio dalla contrabbassista Federica Michi Santi in trio. Domenica 31 è prevista l'esibizione del duo formato da Pietro Tonolo al sax e Paolo Birro al piano. Lunedì 1 agosto Bird Leaves, un omaggio a Charlie Parker con Cochi Ponzoni del famoso duo Cochi e Renato, voce recitante, e l'Emilio Soana Quintet. Martedì 2 agosto ecco il Francesca Tandoi Trio, mercoledì 3 agosto il talentuoso pianista Kevin Hayes, giovedì 4 agosto la formazione siciliana Cratere Centrale, venerdì 5 agosto Rita Pais, voce e trombone con Ball Battle alla chitarra elettrica, e a conclusione della rassegna, sabato 6 agosto, la giovanissima Frida Bollani Magoni al piano e alla voce, figlia d'arte del noto pianista Stefano Bollani e della cantante Petra Magoni.